Paride Paci, consigliere comunale di Chieti, ma anche organizzatore, diciamo, di questa manifestazione alla quale hanno aderito davvero tantissimi giovani, segno che c'è una predisposizione, una sensibilità nuova al tema del cambiamento climatico. Assolutamente sì, è meraviglioso vedere Chieti così verde, così piena di ragazzi. Questo è il primo Friday che facciamo in questa città, non posso non ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato. Innanzitutto devo fare un ringraziamento particolare a Rebecca Rossi, dell'associazione Splendente, che per prima ha avuto l'idea. Questo è un messaggio meraviglioso che lanciamo a tutta la città, a tutta Italia. Chieti c'è, i ragazzi di Chieti ci sono, e a fianco alle numerose associazioni che hanno aderito e all'amministrazione comunale, questo è un bellissimo segnale, si vuole combattere, si vuole fare qualcosa di concreto per salvaguardare il nostro pianeta e il nostro futuro. Assessore Chiara Zappalorto, un segno importante è anche il fatto di poter piantare oggi un albero all'interno della villa comunale come segno di rinascita e di speranza anche per le nuove generazioni che qui oggi sono accorse in massa a questa manifestazione. Il comune è dalla loro parte? Il comune è dalla loro parte, è una giornata bellissima, ci sono tantissimi ragazzi che oggi in tantissime piazze d'Italia chiedono ai grandi della terra di occuparsi del pianeta. In questo momento drammatico che stiamo vivendo ormai da 2 anni di pandemia, l'impegno deve essere ancora più importante. Loro oggi ci aiutano a fare un passo in più, mini passo che però se fosse ripetuto in tanti luoghi sarebbe importantissimo, donandoci un albero qui nella nostra villa comunale per aiutare nel nostro piccolo a ridurre le emissioni di CO2. Cosa possono fare secondo voi le nuove generazioni per invertire la rotta? Le nuove generazioni possono fare tutto. Ho pensato che non potevo stare a casa e guardare il mondo bruciare davanti ai miei occhi, non potevo stare a casa e aspettare che qualcun altro lo facesse al posto mio. Siamo noi nuove generazioni che possiamo fare tutto e dobbiamo fare tutto anche insieme alle altre generazioni, non da soli. Manifestazioni come questa sono l'unico modo che abbiamo noi giovani d'oggi per farci sentire dalle istituzioni e dalla politica di tutto il mondo. Perché la politica ha ad avere in mano la situazione e le sorti del pianeta. Noi possiamo chiaramente azionarci concretamente e possiamo rivedere per esempio le nostre priorità quotidiane. Come associazione studentesca universitaria è molto importante per noi aderire a queste manifestazioni e promuoverle anche all'interno dell'università come stile di vita, quindi incentivando sia nell'applicazione di per esempio bike sharing, trasporti e tutta una serie di attività per la sostenibilità che nel singolo quotidiano di ogni studente l'andare verso la sostenibilità. Per noi. Quindi l'obiettivo è invertire la marcia? Sì, invertire la marcia per fare in modo che non arriviamo a un punto di non ritorno, perché diciamo le situazioni ambientali ci stanno dicendo a gran voce che dobbiamo fare qualcosa, e noi, come diceva la mia collega Carmela, in università ci siamo impegnati con la raccolta differenziata, nel promuovere il servizio pubblico, e non possiamo fare di meno.